Sono Carlo Agliardi, mi occupavo della vendita di grandi yachts, sono stato a contatto con gli uomini più ricchi della terra, viaggiavo tutto il tempo, ho vissuto a Monte Carlo per 20 anni e poi un giorno mia moglie ed io abbiamo realizzato che avevamo concluso questo ciclo e che era ora di cercare una vita diversa. Abbiamo trovato questa azienda che era praticamente abbandonata. Non avendo nessuna esperienza di agricoltura, la scelta del biologico per me è stata una scelta quasi inevitabile. Oggi abbiamo 20 ettari completamente irrigati con un sistema di irrigazione moderno interrato e coltiviamo tutto quello che viene in queste latitudini. Nel 2011 abbiamo fatto 47 varietà di ortaggi diversi che vanno dalle patate ai peperoni, dalle melanzane ai pomodori, dagli zucchini alla bietola, ai cavoli di 7 varietà. Facciamo gli asparagi, poi facciamo le fragole, i meloni, i cocomeri. Non abbiamo serre, noi facciamo solo campo aperto, il che ci complica ulteriormente la vita perché evidentemente siamo più sottoposti ai capricci o diciamo ai cicli della natura più che ai capricci. Vita invece, la vigna era in attività quando siamo arrivati, in attività convenzionale, per cui l'abbiamo dovuta mettere in conversione per 3 anni. Quest'anno è il primo anno che è certificata biologica. Abbiamo un ettaro di Sangiovese, che è quello alle mie spalle, e un ettaro diviso tra Merlot e Cabernet vicino alla Pieve. Noi abbiamo nel nostro team, che oggi è composto essenzialmente da giovanotti, ho il responsabile della vigna, grande appassionato di biodinamica, mi ha detto perché non facciamo il vino come si fa nel biodinamico, e cioè praticamente alla vecchia maniera. Abbiamo deciso di seguire tutto il processo. Prima di tutto abbiamo chiamato a raccolta amici, clienti, per fare la vendemmia come una volta, una vendemmia senza essere pagati, come festa per stare insieme nella natura. L'uva che raccogliamo oggi la diraspiamo, cioè togliamo i raspi e la mettiamo in grandi mastelloni dove la pigeremo coi piedi. Dopodiché faremo la fermentazione a cielo aperto, quindi non in tini chiusi. Finita la fermentazione lo trasferiamo in tini classici dove lasceremo maturare il vino. L'idea comunque è di fare un vino semplice, non barricato, un vino di gradazione non troppo alta, tendere a un prodotto che sia consumabile, che accompagni bene i nostri ortaggi. La verità è che coltivare biologico è profondamente e sostanzialmente più costoso. L'attività fondamentale di differenza rispetto al convenzionale è quella di tenere i campi puliti dalle erbe infestanti, e questo è un combattimento quotidiano che richiede tanta manodopera, perché alla fine gran parte del lavoro si fa di zappa, proprio è un lavoro manuale, che oltre a tutta la burocrazia dell'agricoltura convenzionale abbiamo quella del biologico. Qui abbiamo un controllo da parte dell'ente certificatore, abbiamo un controllo della ragione su quello che fa l'ente certificatore e via discorrendo. Seguiamo delle file diverse, quindi la vendita diretta, che evidentemente non è adatta alla grande distribuzione. La gente è interessata, ci accoglie con favore, con interesse. Certo che il problema economico è quello con cui in effetti ci confrontiamo di più e che non abbiamo risolto. Noi oggi vendiamo ancora a 2 euro quello che ci costa 3 euro.